Care uncinettine, in questo video vi voglio far vedere come lavorare questi bellissimi fiorellini che messi insieme possono dare, non lo so, delle bellissime borse o singolarmente, o messi sempre insieme, creare un bel disegno su una vostra borsa, cappello, così via. Sciarpa, perché no? Allora, come vedete, si tratta del punto colonnine. Io ne ho un altro video sulla tecnica della lavorazione del punto colonnine e ho fatto anche un quadrato e anche un maglione con questo punto, un maglione col quadrato, e l'avete, c'è sul mio canale. Però veramente mi piace tantissimo. E ho pensato, ci ho guardato degli altri video su YouTube e ci ho provato di fare, creare un'altra tecnica, creare per lo più no, perché insomma lavoro con l'uncinetto di base, che nel mio caso è un uncinetto da 4, è un uncinetto sottile, ma insomma voi potete prendere anche un ago. Ho visto, lavorato con ago, solo che con ago è troppo sottile e soprattutto all'inizio meglio lavorare con della lana e con un uncinetto sottile, che il mio è questo da V19, ma non c'entra proprio, può essere anche di questo da 1,50, che è questo qua. È importante la parte senza uncino, quindi questa parte, ok? E si metteranno così. Sicuramente l'avete vista questa tecnica e l'ho vista anch'io, però con ago. Io invece ho pensato che così viene meglio, infatti guardate, è veramente semplice. Adesso mettiamoci a lavorare questo fiorellino. Facciamo prima la parte centrale che è composta da 12 punti bassi. Quindi praticamente noi facciamo 2 catenelle, entriamo nella prima e iniziamo a lavorare i nostri punti bassi. Qua non ci sono dubbi e problemi. 2, 3, 4. Ok, ho lavorato i miei 12 punti bassi, adesso chiudo con un punto bassissimo, taglio il filo. E sono pronta ad iniziare il mio giro di punto colonnine con il verde in questo caso. Insomma, io giocando qua ho preso questi due colori, non è, cioè, tutto a caso proprio. Facciamo, uniamo il nuovo colore, 2 catenelle ed eccoci qua pronte a lavorare il punto primo punto. Prendiamo quest'altro e lo mettiamo sopra, lo teniamo così e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettete quante volte volete voi. Io questo l'ho fatto con 6 volte, potete mettere, non lo so, 5, 4 è troppo poco, diciamo da 6, ecco, 6, 7 volte in su fino a quanto lo volete enorme. Va bene, adesso facciamolo scivolare un po' e l'uncinetto ausiliare lo chiamerò, lo facciamo scivolare un po' in giù perché vogliamo liberare proprio la punta dell'uncinetto, cioè l'uncino. Ok, teniamo stretto perché non vogliamo che scivoli e lo spingiamo indietro e così spingendolo, vedete, perché tanto lui scivola, tenetelo indietro con questo dito, tenetelo indietro che non vi scivoli, entrate nello stesso punto, prendete il filo e abbiamo una cosa del genere. Adesso questo filo deve essere molto, cioè molto in tensione, ok? Fate scivolare questo proprio qua nell'uncino, qua, vedete? Così. E tenetelo stretto stretto, ok? Quindi così. Adesso praticamente l'uncino segue questo ausiliare, vedete?
E questo man mano che mi entra l'uncino dentro il punto, lo faccio scivolare da qua. Ecco. E questa è la posizione. Entro e questo lo faccio scivolare, no? Visto che ho già l'uncino dentro. E voilà. Il mio primo punto colonnine fatto. Adesso filo sull'uncinetto alla stessa lunghezza del punto colonnine, deve essere il filo e una catenella per chiudere. Again. Di nuovo facciamo così e teniamo questo sopra e iniziamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi dico, io faccio con 6, adesso facciamo scorrere un po' di più. Questo lo spingiamo un po' indietro, un po' indietro, ma attente che non ci caschi, che non ci scivoli il nostro punto colonnine dall'uncine, dall'ausiliare. Ecco. Entriamo nel secondo punto basso, che nel mio caso è questo qua. Spingete indietro, vedete con questo dito come faccio? Perché tende a scivolare, tenetelo così. Filo tramite, vedete? Ok, ho l'anello sull'uncinetto. Con questo dito con quale tengo il filo, tiro forte. Ecco, posizionato per bene il mio anello. Adesso questo deve venire davanti all'uncino. E praticamente, ecco, conduco il mio... Ups, questo l'ho proprio... Questo l'ho proprio sbagliato un pochettino, ma speriamo di far qualcosa, no? Quindi, di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, quindi di nuovo così, spingiamo un po' indietro, così, teniamo per bene, spingendolo indietro. Adesso io voglio lavorare anche le codine, sono proprio preziosissima. Ok, ci siamo di nuovo allo stesso punto di prima. Tengo questo anello in tensione con questo dito, vedete? E lo lascio scivolare proprio nell'uncino, non nella curvatura dell'uncinetto, dell'uncino. E l'uncinetto, ecco, così, l'uncinetto lo metto proprio come se fosse una continuazione del mio punto ausiliare e lo faccio passare così, ecco, tramite il punto e adesso anche tramite questo. Voilà. Filo allo stesso livello del mio punto colonnina e faccio la catenella di sicurezza. 2. Di nuovo metto questo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semplice fino a qua. Ma è semplice tutto. Adesso posiziono questo qua, così. Faccio scivolare un pochettino il punto e lo tengo stretto col dito. Adesso devo entrare nel prossimo punto basso e devo tenere il mio punto colonnine che non mi scivoli. Quindi spingetelo in su. Ok, ci siamo. Abbiamo questa cosa qua. Adesso con questo dito, come dicevo, tirate forte e posizionate l'anello qua. Ok, ci siamo. Ecco, e questa è la posizione che la dobbiamo avere. Tenete con questo e con questo. E adesso andiamo. Così. Ecco. Prendiamo anche questo e voilà. Il terzo punto colonnine. Filo alla stessa lunghezza del punto colonnine, una catenella. Di nuovo prendiamo il nostro ausiliare, lo teniamo così e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quante volte volete.
Lo posizioniamo così e lo facciamo scivolare, poi questo lo spingiamo un po' indietro. Dobbiamo lasciare libero l'uncino. Ok, teniamo stretto il punto colonnine ed entriamo con l'uncinetto nel prossimo punto basso, tenendo, spingendo indietro il punto. Così, vedete? Ok. Bene. Abbiamo il nostro anello sull'uncinetto, adesso giro l'uncinetto e faccio scivolare l'anello proprio qua nell'uncino, no? E tiro forte con questo dito. Poi mi posiziono così e vado. Filo sull'uncinetto, una catenella. Di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un punto così bello ed elegante che sarebbe un gran peccato non impararlo, veramente. Io ci ho provato tante tecniche. La prima, che mi è sembrata la più semplice, è stata la prima che l'ho presentata. Invece questa qua sono messa a lavorare, mi è sembrato proprio bellissimo. È molto più veloce perché con la prima, se vi ricordate, se avete visto, guardate punto colonnina all'uncinetto, la trovate sempre nella playlist dei punti all'uncinetto. Guardate, è una tecnica molto più semplice. Prendi praticamente ogni anello in parte, invece così vai molto più veloce. Ok, ci siamo. Spingiamo un po' davanti e lo teniamo stretto col dito. Ok, adesso spingendo indietro, indietro, sempre indietro, così, perché tanto lui tira a scivolare, ma noi lo dobbiamo tenere dritto. Ok, l'anello sull'uncinetto. Bene, abbiamo l'anello sull'uncinetto, tiriamo questo. E facciamo scivolare l'anello proprio qua. Ecco, adesso posizioniamo il tutto così, vedete? Così. E praticamente, come vi dicevo, questo, ecco, cioè è impossibile sbagliare così. Ok, eccomi qua. Filo sull'uncinetto alla stessa altezza, chiudiamo con una catenella. Ecco, abbiamo già fatto 5 e pensate che io lavoro davanti alla camera, perciò è un po' più difficile per me, non è che tengo il lavoro davanti a me tranquilla e felice. Cioè, lavorando davanti alla camera è più difficile, quindi insomma. Ok, di nuovo. Adesso vi ammazzo con il punto colonnino 1. Ups, 2, 3, 4, 5, 6. Ma poi dopo quando vi farò vedere dei bei modelli di bordini, di orecchini, sono sicura che vi metterete a impararlo. Ok, quindi questo è spinto indietro, facciamo scivolare un po' davanti, lo teniamo stretto, 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 stretto. Andiamo nel nostro... E che qua... Faccio fatica a vederlo. Andiamo nel nostro punto basso, tenendo stretto questo qua, che non ci scivoli. Bene, abbiamo preso l'anello. Adesso con questo dito fissiamo l'anello sull'uncinetto. Perfetto. E puntiamo questo, praticamente che questo qua, l'ausiliare, si appoggia nell'uncino. Ecco, così. Praticamente così. E ups. Magia fatta. Ecco. Filo sull'uncinetto, chiudiamo. Avete visto? Cioè, veramente una tecnica stupenda. Certo, ci vuole esercizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
non riuscirete dopo, non lo so, il primo, il secondo, anche perché... Ok, entriamo nel punto basso dove vogliamo lavorare il prossimo, prendiamo il filo, lo tiriamo, adesso ci occupiamo dell'anello, lo tiriamo forte e lo fissiamo proprio qua. E adesso giriamo così, mettiamo proprio che si appoggino. Ecco, vedete? E questa è l'idea. Che stiano proprio appoggiati. E quando sono proprio appoggiati, tenendo stretto il punto colonnine, partiamo. Ok. Voilà. Chiudiamo. Vedete? Va abbastanza veloce. Ok, di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nuovo entriamo qua facendo attenzione a non far scivolare il punto colonnine. Ok, ci siamo. Adesso posizioniamo prima volta l'anello tirando stretto 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 il filo. Ecco, vedete? Praticamente così. Appoggiamo questo e facciamo scivolare. Ed eccoci qua. Arrivata alla fine. Chiudiamo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, teniamo forte spingendo indietro perché, come vi dicevo, perché, come vi dicevo, ok, può scivolare. Mi è capitato tante volte. Ok, adesso l'anello lo facciamo scorrere proprio fino qua e ci siamo. Teniamo stretto il filo, il punto, praticamente il punto colonnine, teniamo stretto stretto con le dita, vedete? E procediamo. Ci siamo. Chiudiamo con una catenella. Quanti ne abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dai, ancora 3, poi ho finito. Mi piace, cioè veramente sono contenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di aver proprio imparato per bene questa tecnica. Con l'ago è un po', a me sembra un po', sì, con un ago proprio grosso grosso se abbiamo, sarebbe più facile. Facciamo scorrere, punto, teniamo stretto, entriamo nel punto basso, tiriamo il filo e adesso posizioniamo prima di tutto il nostro anello. Eccolo qua. E adesso, facendo attenzione, praticamente giocate così, non dovete aver paura, anche se capita, capita. Ok. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teniamo stretto il punto, entriamo nel punto basso, facendo attenzione a non perdere il nostro punto colonnine. Poi giriamo l'uncinetto e posizioniamo il nostro anello qua, così. Oh, proprio te, codina, non eri importante. Ok. Ci siamo. Adesso possiamo partire. Tiriamo e facciamo, ma che codina, facciamo il punto. Vedete perché qua indietro vengono questi qua, no? Bene. Ok, ne abbiamo, penso, ancora uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sì, ne abbiamo ancora uno.
Quindi di nuovo qua 1 2 3 4 5 6. Bene. Posizionato. Andiamo così, tenendo stretto il nostro puntino. Ops. Ok. Non è ok perché ho preso anche questa codina simpatica. Ok, di nuovo. Quindi qua, bene. Abbiamo una cosa del genere. Adesso prima giochiamo con l'anello sull'uncinetto. Eccolo qua. Vedete? Tutto a posto. Adesso posizioniamo per bene. Il filo dobbiamo tenerlo corto e in tensione, questo qua, così. Ups, scusate. Il filo corto e in tensione, una cosa del genere, e andiamo. Sull'uncinetto chiudiamo con una catenella. Adesso andiamo a chiudere nel primo punto qua con un punto bassissimo. Potete lasciarlo così o potete farlo come l'ho fatto io, vedete, con un punto, un giro di punti bassi, perché così praticamente, se vogliamo, qua dentro possiamo mettere anche un bottone e creare dei bottoni proprio bellissimi, o possiamo chiuderlo proprio tutto o lasciarlo così perché viene un po' più, non lo so, più carino. Quindi vi faccio vedere. Quindi lo potete lasciare così, già è a posto. Se volete una catenella e facciamo un giro così, 12, quindi nel primo un punto basso, nel secondo punto colonnine un punto basso. Nel terzo punto colonnine un punto basso. Nel quarto un punto basso. E lui, vedete, si stringe. Nel quinto un punto basso. Nel sesto un punto basso. Nel settimo un punto basso. Perché facciamo questi punti, li facciamo abbastanza larghi. Nell'ottavo, allora quando veniamo a lavorare, il secondo giro di punti bassi, 9. 10 e 11, ecco, lui tende a stringersi normale, e 12, ultimo, chiudiamo nel primo punto basso lavorato con un punto bassissimo, certo. Tagliamo il filo e ci siamo. È più carina, dico io così, ma insomma, vedete voi come mi piace di più. Ecco i miei fiorellini con il punto colonnine. Spero questo tutorial vi sia stato di aiuto e spero che riusciate veramente a prendere questo bellissimo punto, perché come vi dicevo ho visto delle bellissime, dei bordini con questo punto, degli orecchini, di tutto e di più, anche dei fiorellini e anche una borsa stupenda. Perciò non lo so. Ok, va bene, al prossimo tutorial.